di voi non conosce questa pianta, la Calancoe, una tra le piante più vendute, essendo perenne, è una pianta di origine sudafricana. Per questa pianta è importante scegliere un'esposizione moderata, quindi non alla luce diretta del sole e soprattutto lontano da possibili correnti d'aria. Portano colore nelle nostre case ma anche sui nostri terrazzi, quindi fate attenzione, questa pianta arriva fino a 35 gradi, ma se scendiamo sotto i 7 gradi muore. Ehi, ma secondo te hanno lasciato il like? D'inverno la bagniamo ogni 15 giorni circa, mentre d'estate un paio di volte alla settimana, facendo attenzione sia d'estate che d'inverno che tra un'irrigatura e l'altra il terreno sia asciugato. Ehi, non bagnate foglie e fiori! Notate che le foglie di questa pianta incominciano a diventare molli o formano delle macchie marroni? Questo è dovuto a un'irrigazione sbagliata. Il terreno è rimasto troppo bagnato e ha provocato questa malattia. Quindi andiamo a lasciarlo asciugare completamente prima di irrigarlo nuovamente. Condivideteci per farci scoprire! No! Le foglie e i fiori di questa pianta sono molto velenose. Non è una pianta pet friendly. In aprile, una volta terminata la fioritura, possiamo procedere con il rinvaso. Eliminate il vecchio substrato di terra e sostituitelo con un terriccio per piante grass, avendo cura di posizionare in fondo al vaso uno strato di argilla espansa per migliorarne il drenaggio.